Buonasera e ben ritrovati da Matteo Torrioli a questo nuovo appuntamento con la Dea Bendata. Questa sera cercheremo di spiegare e soprattutto di mettere i puntini sulle i su alcune vicende di cronaca che hanno sconvolto l'Italia soprattutto, ma dalle quali poi è scaturito tutto un dibattito molto acceso, durante il quale, non me ne vogliano, ecco, altri colleghi, sono state, diciamo, divulgate informazioni non proprio esatte. Poi magari penserà ad essere meno buono il nostro primo ospite che tra poco vi introdurremo, perché parleremo della strage di Ardea, quello che è accaduto nel piccolo comune vicino Roma con la morte di due bambini e un anziano per mano di uno squilibrato tramite una pistola illegalmente detenuta perché era del padre. Deceduto, che era una guardia giurata, e poi nessuno ha denunciato questa pistola, la presenza di questa pistola. Insomma, approfondiremo questo aspetto, soprattutto dal punto di vista della detenzione delle armi. Perché va da sé che in un caso del genere, questo della strage di Ardea, un psicopatico, come si è visto, come si è comportato, avrebbe commesso probabilmente gli stessi reati anche senza possedere una pistola. Però è esploso questo dibattito, ecco, sulle armi da fuoco e noi questa sera lo approfondiremo. Nella seconda parte, nelle nostre rubriche, con Fondata sul Lavoro, parleremo di questo presunto problema degli stagionali che non vogliono lavorare a paghe troppo basse e torneremo sulla questione dei diritti TV. Perché qualche tempo fa addirittura si era pensato per non stravolgere, distruggere i server di DAZN di spacchettare il campionato di calcio in una partita ogni 2 ore, fondamentalmente dal venerdì in poi. Proposta che per ora non è stata neanche presentata ufficialmente. Nel frattempo Sky cerca di acquisire delle partite da DAZN. Bene, ne parleremo con Ludicon che da anni si batte per il diritto del consumatore di avere un abbonamento e vedersi in santa pace, non dico tutto il campionato, ma almeno la sua squadra del cuore, senza dover saltare da una piattaforma all'altra, con numerosi disservizi. Ma partiamo dal nostro primo argomento, la strage di Ardea e le armi. Ne parliamo con Giulio Magnani, presidente di Unarmi, comitato direttiva 477. Presidente, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, ho deciso di chiamare lei per fare chiarezza. Qui ovviamente non stiamo a discutere armi sì, armi no. Io voglio fare veramente chiarezza su quelle che sono ad oggi le regole, le leggi da rispettare per far sì, ecco, che non ci sia un Far West, perché queste regole già ci sono, andrebbero applicate. Faccio un piccolo spoiler per quello che verrà dopo. Allora, intanto, partiamo proprio dall'origine, Presidente. Come si ottiene un'arma? Cioè, quali sono i modi per ottenere un'arma? Prendiamo il caso delle guardie giurate. Guardia giurata non è che vado a fare un colloquio e me la danno. Quali sono le procedure tramite le quali poi si arriva a poter detenere un'arma anche per lavoro? No, assolutamente, c'è tutto un iter da seguire, tanto se si parla di chi la deve detenere per motivi personali, sia professionali, come era in questo caso col padre dell'assassino. La procedura per quello che riguarda le guardie giurate prevede, oltre alla formazione, un decreto di nomina da parte del prefetto, la concessione della licenza di porto d'armi per difesa personale, che è una licenza leggermente diversa da quella che si rilascia agli altri cittadini perché ha una durata di 2 anni invece che di 1 anno soltanto. Dopodiché, finché dura l'attività professionale, lavorativa presso l'istituto di vigilanza, si può continuare, ad avere rinnovata la licenza di porto d'armi. Ecco, quindi finché dura l'attività lavorativa in quel campo. Allora, prima di andare oltre, invece, diciamo non a livello professionale, ci sono quei due tipi, no? Quello sportivo e quello per difesa personale, giusto, Presidente? Esattamente, ci sono tre tipi, c'è quello per difesa personale che ha una durata annuale come porto d'armi, quindi ogni anno va rinnovato riproducendo tutta quanta la documentazione. Ci sono le licenze cosiddette sportive, che sarebbe il porto di fucile per il tiro a volo, e quelle venatorie, il porto di fucile per l'uso di caccia. Ora, tutte queste licenze consentono l'acquisto di tutte le tipologie di armi comuni da sparo,
Quello che cambia poi sono le facoltà di porto, cioè di poterle portare con sé al di fuori del luogo in cui sono detenute. Ad esempio, sappiamo per il tiro sportivo deve essere sempre smontata, si può montare solo al poligono. Ma più che questo, mi interessa una cosa, Presidente. Quando io ottengo la mia licenza, per la caccia, per lo sport, per la difesa, poi vado a comprarmi un'arma. E immagino debba presentare questo, io non l'ho mai fatto, debba presentare questa licenza. Viene registrata o il mio acquisto in un, so, un database, in un registro dell'arma che ho acquistato con il numero di serie e tutto quello che ne consegue, Presidente? Allora, è tutto assolutamente tracciato, non ci sono dubbi su questo, perché nel momento in cui si va a acquistare un'arma in armeria, ma anche da un privato, è obbligatorio esibire la licenza di porto d'armi, perché anche il privato che cede un'arma deve verificare che l'acquirente abbia una licenza di porto d'armi o un nulla osta, che è un altro tipo di autorizzazione che però vale solo una volta per quella specifica arma, mentre la licenza di porto d'armi consente anche più acquisti fin quando dura la licenza. Dopodiché, No, mi scusi, per questi passaggi banali, però secondo me serve per arrivare poi al no, no, punto è nodale. assolutamente necessario perché Perché è è necessario per tutto fare tracciato. Io chiarezza. ripartirei da questo, è tutto tracciato. È tutto Cosa tracciato. dovrebbe, attenzione, uso il condizionale, accadere quando una persona titolare di licenza e che possiede 3, 4, 7 armi muore? Allora, adesso ci arrivo, finisco un attimo di Prego. crudo quello che stavo dicendo prima, cioè quando viene esibita la licenza e viene ceduta l'arma o viene venduta l'arma, l'armiere deve trascrivere su un registro che si chiama registro delle operazioni giornaliere tutti i dati della persona e dopodiché questi dati vengono comunicati alla questura. Dall'altro lato, anche l'acquirente ha l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza il luogo in cui detiene l'arma. Quindi c'è una doppia comunicazione che viene fatta sia da chi vende che da chi compra. Anche nel caso di una cessione da privato, il privato che cede un'arma a un altro privato deve comunicare all'autorità di pubblica sicurezza che ha ceduto. Quindi comunque c'è una doppia comunicazione. Tutto questo viene messo nei registri dell'ufficio locale e poi nei registri informatici, il famoso CED e altri strumenti che sono già in uso da molti anni. Detto questo, quando una persona che detiene un'arma muore, diciamo che l'attivazione delle procedure per definire la destinazione dell'arma deve partire da chi poi rinviene l'arma, cioè quando viene ritrovata un'arma fra gli oggetti di proprietà di una persona defunta che per l'appunto deteneva legalmente, chi la ritrova ha l'obbligo di fare immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, se chi l'ha ritrovata è autorizzato a poterla acquisire, gliela lascia direttamente. Se invece chi non l'ha ritrovata non è autorizzato, le requisisce, non vengono propriamente requisite, ma diciamo vengono ritirate cautelativamente, in attesa di definire la destinazione. La destinazione poi può essere o che vengano cedute a una persona titolare di porto d'armi o di nulla osta, o che chi la ritrovate richieda un porto d'armi o nulla osta per poterle detenere a sua volta, Detenere. oppure possono essere consegnate per la rottamazione direttamente, per la distruzione direttamente all'autorità di pubblica sicurezza, o possono essere inertizzate e a quel punto detenute come oggetti che non hanno più nessun rilievo dal punto di vista della pubblica sicurezza perché non sono definitivamente, irreversibilmente più in grado di essere utilizzate. In un mondo ideale, se tutti questi, grazie soprattutto al digitale, a internet, mi auguro un giorno si ce l'ha tutto in automatico, no, Presidente? Una banca dati con questi dati, appunto, di ognuno di noi, muore uno, parte l'alert, aveva delle armi, quindi vediamo cosa fare. Però anche questo è un sistema che se rispettato ovviamente funziona. E quando si parla di guardie giurate, dato che solitamente queste persone lavorano per un privato, no? Però la detenzione dell'arma è personale, giusto, Presidente? Cioè, ha Sì, delle certo. responsabilità eventualmente l'azienda con la quale lavorava una guardia giurata, nel ritirare quest'arma? No, l'arma è personale e come qualunque titolare di licenza di porto d'armi, allo scadere della licenza può continuare a detenerla.
Adesso è stato introdotto da alcuni anni l'obbligo di presentare periodicamente una certificazione medica per verificare che chi continua a detenere un'arma, anche senza avere più una licenza di porto d'armi, continui ad avere i requisiti psicofisici per poterla detenere, di modo che poi, anche se intervenissero disturbi o altri tipi di problemi, l'arma poi non possa più essere tenuta e debba essere o data a qualcun altro o consegnata. Ci sono i controlli su questo? Cioè, sono sufficienti i controlli? E glielo chiedo perché io so benissimo, Presidente, dato che abbiamo già fatto delle interviste in passato, che su questo anche voi spingete molto. Cioè, nel senso, più le cose vengono fatte per bene, meno polemiche e spesso, devo dire, anche meno pregiudizi vengono fuori. Magari in pochi, non so quanti, no, la conoscono anche di persona. Vedete, Presidente. Persona normalissima, uno magari se l'aspettava, no, col Kalashnikov dietro un ostaggio, no, una persona normalissima, che lavora come tutti noi. E, su questo punto, Presidente, cosa mi può dire? Allora, i controlli ci sono, anzitutto al momento del rilascio della licenza, anche se spesso dal punto di vista giornalistico è stata molto semplificata la questione, è stato detto da più parti, ah, basta un'autocertificazione, un certificato molto semplice dal medico di base. Per il primo rilascio occorrono tre certificazioni mediche distinte, due fatte dal medico di base e una fatta o dalla ASL o da un ufficiale medico. Per i rinnovi delle licenze ugualmente occorre una certificazione medica che prevede prima un passaggio dal medico di fiducia e poi ancora da un ufficiale medico o dall'ASL, e l'autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di richiedere ulteriori controlli ogni volta che lo ritenga necessario perché siano magari stati dati dei segnali che possano essere ritenuti preoccupanti o che possano comunque far pensare che ci sia la possibilità di un abuso delle armi. Oltretutto bisogna anche specificare che anche in altri contesti possono esserci delle segnalazioni che poi hanno effetti sulla licenza. Ad esempio, se un detentore di armi viene fermato alla guida con un tasso di alcol eccessivo rispetto al limite fissato, parte una segnalazione praticamente in automatico per cui si può aspettare nel giro di pochi giorni che gli vengano almeno sospese, se non revocate, le licenze di porto d'armi, che questo poi comporta ovviamente il ritiro delle armi possedute, il ritiro Certo. di eventuali altre licenze e spesso anche l'emissione di un decreto che viene emesso dal prefetto per l'appunto, che è un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni, per cui a quella persona viene proprio vietato in assoluto di tenere qualsiasi tipo di arma o materia Cioè, quindi chi ha esplosiva. un'arma per tenersela deve fare una vita quasi monastica, Praticamente sì, anche Presidente. perché al di là di alcuni stereotipi, di alcuni luoghi comuni che ci sono sui detentori di armi e sulla loro fantomatica aggressività, in realtà il detentore di armi, se vuole continuare a portare avanti le proprie passioni e a praticare i propri sport, deve essere molto attento, molto accorto e non può concedersi neanche un banalissimo diverbio col vicino di casa o qualsiasi tipo di discussione che poi possa essere interpretato in maniera anche vagamente aggressiva. Quindi è più che altro responsabilizzante la titolarità di una licenza di porto d'armi. Senta, Presidente, cos'è diciamo, l'aspetto che di più l'ha disturbata nel racconto di Arde? Ovviamente, ripeto, qui non stiamo parlando dell'omicidio che c'è stato tramite una pistola. Io però credo, ecco, per quello che è accaduto, per i dettagli che sono emersi, signori, una pistola, un coltello con l'automobile, non lo so, per me c'entrava poco, però nel racconto qual è l'inesattezza che di più l'ha colpita, Presidente, ma proprio a livello di racconto di regolamenti, di porto d'armi. Ce ne sono state diverse, è stato tutto molto banalizzato, molto semplificato. Mi è dispiaciuto che ci sia stata concentrare l'attenzione sulla normativa vigente, che in realtà, se fosse stata messa in atto, avrebbe funzionato e avrebbe impedito tutto questo. Io, per esempio, un dettaglio che ho notato nell'ambito dei vari esperti che si sono pronunciati, che hanno dispensato, insomma, osservazioni e pareri sulla faccenda, è il fatto che sia stata per esempio riportata come sanzione per la detenzione abusiva dell'arma una multa
alternativa a un arresto che dicevano di, mi sembra, 1 o 2 mesi, qualcosa del genere, mentre invece la detenzione abusiva delle armi da fuoco, che non è sanzionata dal codice penale ma da una legge speciale del 67, è punita con una detenzione che arriva fino a quasi 6 anni e con una sanzione, con una multa che arriva fino a 20.000 euro, che è una cosa completamente diversa da dire ci sono 300-350 euro di sanzione e 1 o 2 mesi di arresto. Anche questo significa non conoscere gli strumenti normativi in atto, chiederne una revisione, e sbagliare completamente poi, l'individuazione della norma che va applicata. A me non è piaciuto, ad esempio, secondo me è stata riportata anche in maniera un po' sbagliata, indagata la madre dell'assassino. Ma lei ha detto che quella pistola non l'ha mai trovata, quindi in virtù di quello che ci aveva raccontato prima, Presidente, anche qui mi pare piuttosto, cioè si presuppone che la madre sapesse che aveva ritrovato questa pistola e che non l'aveva denunciata. Anche qui non è che poi un terzo, un parente può diventare responsabile veramente di tutto quello che fa un'altra persona. È un tema senz'altro molto delicato e poi adesso gli inquirenti dovranno far luce su tutto quanto, quindi è anche fuori luogo sbilanciarsi in Certo. giudizi o cose del genere. Quello che bisogna dire è che senz'altro se, come è stato detto dai carabinieri e dalla procura, non sono mai state fatte denunce relativamente ad alcuni episodi sicuramente molto preoccupanti che ci sono stati, perché io ho letto dai giornali che questa persona girasse armata, la usasse per minacciare, sparasse dal balcone. Se davvero nessuno, per esempio, ha mai fatto una denuncia in relazione a questi eventi, mi verrebbe personalmente da osservare che probabilmente c'è anche un problema sociale alla base di tutto questo, perché quello che io allora devo desumere è che ci sono dei contesti in cui viene quasi ritenuto normale o comunque tollerabile che queste cose vengano fatte alla luce del sole senza che nessuno faccia una denuncia, da cui poi possano partire tutte le varie procedure che avrebbero comunque portato a evitare quello che è successo. Adesso, se ci siano delle responsabilità della madre, questo sicuramente No, non certo. posso dirlo io, mi sembra assolutamente prematuro. Vedremo che cosa uscirà fuori, se lei magari sapeva o non sapeva che il figlio avesse preso la pistola del padre. Questo è tutto da accertare. Certo, questo è tutto quanto da accertare. Senta, Presidente, prima di salutarci, ma com'è la diffusione delle armi in Italia? Quante persone, a spanne ovviamente, magari non tutti fanno riferimento a un'armi, ma secondo i vostri dati, detengono una o più armi, ovviamente, chi per sport, chi per difesa. Allora, alcuni numeri non sono poi resi pubblici dal Ministero dell'Interno. Comunque, quello che si sa è che in Italia ci sono circa 1.300.000 licenze di porto d'armi in corso di validità e che complessivamente i detentori di armi siano circa 4 milioni e mezzo, per un numero di armi complessivo di circa 10 milioni o poco più. Ovviamente, comprendendo sia chi ha ereditato delle armi ereditate e denunciate, ovviamente, E se non no non si poteva detenute, ma sapere, se no esatto, non avremmo potuto sapere. esattamente, sia chi invece magari pratica l'attività sportiva o ha Lei necessità parla di anche di denunciare collezionisti di armi storiche, appunto. perché... Anche collezionisti, ovviamente, No, anche allora, collezionisti. perché un numero che sembra enorme, enorme, no? E la cosa che dico è che poi il problema sono sempre le persone. Perché, ho sentito, più di 1 milione di persone una licenza a leggere alcuni racconti di questi giorni. Dovremmo esserci sterminati l'uno con l'altro già da tempo qui in Italia, eh? Perché qui ripeto il problema, sono i controlli e sono le persone. Presidente, forse nell'accesso alle armi, no? Uno dice ha un doppio controllo, uno col medico di base. Il medico di base, solitamente il medico di famiglia, diventa volenti o nolenti un membro della famiglia dopo molti anni. Ecco, magari cambiare, rendere un po'. Non so, una struttura apposita per fare queste visite. La butto lì, Presidente, perché forse potrebbe essere questo, anche se poi nel caso di Arde che abbiamo raccontato, questa non c'entra proprio nulla, perché semplicemente non ha denunciato questa persona che ha dei problemi, e l'abbiamo visto, la morte del padre non ha ridato indietro la pistola. Allora, diciamo che il medico di base è sempre stato ritenuto un soggetto molto
affidabile, molto sicuro sotto questo punto di vista, perché è quello che sa se il proprio assistito ha qualche patologia particolare, se ha dovuto fare delle visite particolari, se prende dei farmaci che siano incompatibili o che comunque richiedano degli accertamenti più approfonditi. Per quanto riguarda invece poi il controllo successivo delle ASL o dei ufficiali medici, bisogna dire che loro hanno una certa consuetudine con la certificazione per i futuri titolari di porto d'armi e quindi conoscono bene le problematiche e i requisiti. Hanno la facoltà per legge di richiedere approfondimenti più specialistici, per cui possono richiedere visite psichiatriche, esami tossicologici, possono richiedere più o meno tutto quello che loro ritengono necessario per avere un quadro più completo della persona. E devo dire che a mio avviso il sistema comunque sia funziona, perché come osservavate poco fa, il numero dei detentori di armi è molto elevato in Italia, anche se molte persone non lo sanno, neanche lo immaginano che siamo così tanti, perché 4 milioni e mezzo sono tante persone. E se fosse vero il numero che viene fuori da alcune associazioni, diciamo, che sono dall'altra parte rispetto a noi, che sono più per il disarmo dei cittadini privati, che riportano circa una quarantina di casi all'anno, vuol dire che il tasso statistico di criminalità è di circa lo 0,001% rispetto al numero complessivo. Addirittura andiamo su un numero che dal punto di vista statistico diventa quasi trascurabile, per quanto poi bisogna attendere ad arrivare a zero, questo è Ah sicuro. beh, Quindi bisogna certo, ma fare quello. maggiore Però questo non succede in formazione sul nessun controllo. campo, con nessuna categoria di persone, quindi. Purtroppo la statistica è sempre così, c'è sempre qualche caso che poi per un motivo o per un altro sfugge al controllo. Anzi, devo dire che per fortuna, ripeto, il sistema funziona, perché veramente se ci fosse una percentuale significativa di persone che detengono armi ad essere instabile, come viene spesso rappresentato da alcune parti politiche o da alcuni giornalisti, devo dire che sarebbe un strage di questo tipo ogni giorno, insomma, per fortuna non è così, i fatti ci dicono che non è così. Grazie al presidente Giulio Magnani di Unarmi, comitato direttiva 477, grazie per essere stato con noi, buona Grazie a voi serata per l'ospitalità. e buon Grazie per lavoro. l'ospitalità. Allora, io spero veramente di aver fatto un po' di chiarezza sul mondo delle armi, ma come ci si accede. Sentito i numeri, più di 4 milioni di persone con delle armi, questi casi fortunatamente veramente ne vediamo ben pochi. E poi qui il discorso era diverso per quanto riguarda la strage di Ardea. Qualcuno che non ha denunciato appunto la morte di questa persona che aveva un'arma, perché avevamo a che fare purtroppo con uno squilibrato. Andiamo in pausa e torniamo tra un attimo.